Per noi non vedenti spesso il contatto è tutto, come anche è difficile farci aiutare dai nostri cani a mantenere il distanziamento sociale. Così il presidente nazionale della Unione Italiana Ciechi nella giornata nazionale del Braille, con tanto di dimostrazione dei cani guida della scuola di Scandicci in piazza del Duomo. La scuola italiana per cani guida deve essere riconosciuta come eccellenza e come tale dovrebbe essere supportata anche con risorse statali. È una delle richieste che l'Unione Italiana Ciechi rivolge alla politica. La regione toscana ci ha regalato da sempre almeno tre elementi fondamentali della vita dei ciechi e degli ipovedenti: la scrittura e la lettura con la stamperia Braille più antica d'Italia, l'accompagnamento con la scuola cani guida di Scandicci e la riabilitazione visiva con il lavoro svolto dai centri della ipovisione collegati alla regione. I vertici dell'UICI hanno consegnato al presidente della regione toscana Eugenio Giani un blocchetto di biglietti da visita scritti in Braille affinché si faccia portavoce di una delle esigenze più sentite dai ciechi, quella di poter votare in autonomia senza quindi l'ausilio di un accompagnatore.